Sono oltre 213 milioni di euro i fondi messi a disposizione dell'Abruzzo per la missione 6 salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR, e dal Piano per gli investimenti complementari. Dunque risorse importanti che aiuteranno a rafforzare la sanità territoriale di prossimità con la nascita di nuove articolazioni, l'acquisto appunto di attrezzature, il potenziamento della telemedicina e di altri strumenti con l'obiettivo precipuo di rendere la sanità più vicina ai cittadini. 213 milioni di euro alla regione Abruzzo. Come saranno distribuiti? Fondi importanti perché porteranno alla realizzazione degli ospedali di comunità, della casa di comunità e dei COT. I COT sono i centri di coordinamento del nostro territorio. Gli ospedali di comunità sono importanti perché daranno quelle risposte all'assistenza medica sanitaria della cronicità. La nostra regione è una regione che ha un grosso numero di pazienti cronici, ma anche un numero elevato di persone anziane, per cui spesso e volentieri questi pazienti erano costretti a recarsi presso i pronto soccorso degli ospedali per acuti e quindi creare quel purtroppo disfunzione che tutti noi conosciamo. Oggi invece avranno quella che è l'assistenza appropriata in base alla loro patologia. Saranno assunti parecchi infermieri. Sì, ci sarà l'intervento degli equip multidisciplinari, ma soprattutto degli infermieri, a cui sarà dato anche un ruolo di coordinamento, di direzione, perché avremo quell'assistenza H24 presso gli ospedali di comunità e anche presso le case hub della comunità. Presidente Marsilio, 8 miliardi di euro destinati alla sanità, la cifra è congrua o no? Beh, sotto questo aspetto no, perché partiamo da oltre 200 miliardi complessivi per un'emergenza che nasce da una pandemia, quindi da una questione sanitaria. Ci si aspettava quindi che la principale fonte di spesa di questo PNRR sarebbe stata la sanità pubblica e invece ci ritroviamo con solo il 4% delle risorse destinate alla sanità, dopo anni di tagli. Comunque la regione si è fatta trovare pronta a questo appuntamento. Questo è molto importante perché non era facile, non tutti hanno la stessa velocità e puntualità con cui la Regione Abruzzo sta presentando al governo le proprie schede e i propri impegni per l'utilizzo di questi fondi, perché sapete che i fondi del PNRR vanno spesi entro il 2026 con una tempistica molto stringente, quindi è un lavoro complesso e ci serve una macchina molto efficiente. Io sono soddisfatto di tutto il nostro staff.